Sei arrivata ad Anterselva per allenarti, per stare insieme all'allenatore, insieme ad Armin? Sì, ho questo mese riunioni per l'Ibu, quindi ho potuto viaggiare per le riunioni, ma ho allargato un po' il viaggio per poter allenarmi qua con il mio allenatore. Quanto è importante per te allenarti anche con il tuo allenatore in un'estate, insomma, molto particolare, mi dicevi prima in privato, per la vostra squadra. Sì, non ci vediamo da quando siamo stati ad Anterselva per i campionati mondiali. Non potevamo fare nessun raduno fino adesso, no? Negli Stati Uniti, e quindi era un allenamento e un diverso quest'estate. Dovevamo sempre comunicare sem per telefono, per WhatsApp, per video, ma è molto meglio stare qua di persona. Hai visto la squadra italiana questa mattina, tutti assieme, invece tu purtroppo per esempio con Susan Dunkley non sei riuscita mai a incontrarti, perché avete stato solo un giorno insieme. Sì, fino a agosto non potevamo viaggiare tra gli stati negli Stati Uniti, ma il 20 agosto siamo riusciti finalmente a fare un allenamento insieme, ma solo un giorno. Allora è strano, mi mancano le altre ragazze della squadra, ma io so che tutti lavorano bene, fanno quello che possono fare e siamo sempre motivate per la stagione comunque. Una cosa che ha sempre colpito sia nel biathlon che nello sci di fondo è vedere l'unità della squadra statunitense. Poi questa cosa di che affrontate sempre le gare con il sorriso, una cosa che mi piace moltissimo. Come mai questo? Cioè, cosa vi spinge a essere sempre così felici e contenti, insomma? Ma non siamo sempre felici, per dire la verità, perché facciamo uno sport molto difficile, ma per noi non siamo atleti famosi, noi facciamo questo perché ci piace, e come viaggiamo per 5 mesi durante l'inverno insieme, è molto importante formare un gruppo. Che lavora bene insieme e così abbiamo fatto un buon lavoro anche a formare così che si dice? Un ambiente che è buono per lavorare. Quasi una seconda famiglia, no? Quindi un po' ti manca, è un motivo in più per, diciamo, no? Il problema è questo, ti manca la tua seconda famiglia quest'estate. Sì, comunque ci sentiamo, ma sì, mi mancano tutti i ragazzi della squadra e anche lo staff, gli allenatori, le altre persone che vediamo. Spero di rivederli sempre, presto, a novembre. Senti, tu fai parte anche della commissione atleti, abbiamo visto un bel passo avanti dell'Ibu anche nella parità di genere, quanto ti ha fatto piacere? Sì, l'Ibu sta facendo un gran lavoro, un gran cambiamento adesso dalla vecchia era, si dice, no? È un nuovo etappa. Sono felice del lavoro che hanno già fatto e c'è ancora lavoro da fare, ma quelli che lavorano lì credo che veramente vogliono fare qualcosa buono per lo sport. Sì, fanno un buon lavoro, secondo me. L'ultima cosa, mancherà una figura come Martin Fourcade anche sotto questo punto di vista nel biathlon? Ah, non ho capito la domanda. Se mancherà una figura come Martin Fourcade l'anno prossimo nel biathlon? No, c'è già, c'è tanta altra gente. Ovviamente Martin era un atleta spettacolare, anche Kajsa, ma c'è sempre qualcun altro, rimangono tanti atleti incredibili, con tanto talento, che sempre diverte guardare, allora ci sarà sempre qualcuno a gareggiare. Grazie mille.